Allora, devo dire che ho partecipato con immenso piacere a questa serata nell'ambito di Sciabaca, una bellissima manifestazione organizzata dalla Rubettino, e devo dire che è stato veramente bello vedere l'affetto, direi quasi l'amore che la gente ancora nutre nei confronti di Massimo Palanca, a cui è dedicato il libro di Ettore Castagna, 13, se non ricordo male, 13 gol da calcio d'angolo. È stato un momento bello, oltre che per l'umanità del personaggio che si chiama Massimo Palanca, che malgrado manchi da tanti anni ormai da Catanzaro, è rimasto nel cuore dei catanzaresi. Anche per la partecipazione, per la presenza dell'autore di Ettore Castagna, che si è rivelato un grande artista, devo dire, oltre che un ottimo scrittore. Ha suonato splendidamente la chitarra battente, ci è piaciuto a tutti tantissimo. E poi c'è stata la performance di Enzo Colacino, attore catanzarese altrettanto amato dai catanzaresi perché è una persona di grande cuore, di grande generosità, oltre che un grande artista, che ha intrattenuto l'uditorio da par suo. Quindi una bellissima serata e grazie veramente per quello che ci avete fatto vivere stasera.